Un saluto a tutti amici e telespettatori di Telebabu, Web TV e di Telefed, e amici appassionati di sport, di ciclismo e di Giro d'Italia. Dopo questo video potrete vedere, o meglio, vi proponiamo il video dell'intervista con il vincitore della nona tappa, Paolo Tiralongo, e l'intervista con la maglia bianca, Fabio Aru, sempre del team Astana. Quindi, dopo questo video vi proponiamo l'intervista a Paolo Tiralongo e Fabio Aru. Santone, ai prossimi video, seguiteci sempre e soprattutto state sempre con noi su Telebabu Web TV e Telefed. Ok? Santone, ai prossimi video, seguiteci sempre. E mi raccomando, anche sulle nostre pagine Facebook, Telebabu Web TV, Telefed. Santone, e buon Giro d'Italia a tutti di nuovo. E buon pomeriggio a tutti. Ciao, un abbraccio. Al prossimo video, sempre qui e qui. Ciao, un abbraccio. Oggi è una vittoria inaspettata per me perché la mia fuga era preventivata per aiutare Fabio nel finale perché dovevano attaccare. Poi alla fine mi sono trovato lì, dalla macchina mi è andato l'ok di provare a fare la tappa e è andata bene. Per Paolo non riuscivo a calmare, insomma, la mia emozione. Ti dico, non sono uno che piange spesso, ma ero veramente molto emozionato perché so quanto se la merita. E non ero presente al Trentino quando ha vinto l'altra tappa, ma quest'anno stava andando veramente forte. È un professionista con la P maiuscola, è veramente un grandissimo professionista. Mi ha insegnato tanto in questi anni e mi potrà ancora insegnare tanto perché ha voglia di faticare e voglia di allenarsi. Quindi questa è la cosa importante, per questo che se la merita. Piano piano anche Fabio sta rosicchiando qualche secondino ad Alberto. Sappiamo tutti chi è Contador. Non è facile lottare con un campione come lui, però noi da parte nostra abbiamo una grande squadra e piano piano vediamo se riusciamo a prendere la rosa.